campionessa del mondo Camilla Moroni. E l'ultimo, e cioè il migliore delle giornate di ieri. 8 minuti di osservazione. E questa fase è importantissima. Sì, ed è collettiva. Come vedete, tutti gli atleti la fanno insieme, possono condividere o non condividere le metodi per... O condividere la metodo sbagliata. Sì. C'è stato un dibattito, esatto, l'ultima volta. Comunque, sì, è una possibilità. Possono toccare, come vediamo qui fa Irina e adesso anche Giulia, solo le prese di start, e ovviamente non possono staccare i piedi da terra. Però possono andare a saggiare. Mille. Sì. Più o meno come me adesso. E me. Ogni volta. Vediamo. Ale Pietro. Bravissimo Pietro, bellissimo. Probabilmente giro di Pietro, come ci hanno dimostrato gli altri atleti, come si fa zona, probabilmente si riesce anche a far top. Ed eccolo qua Pietro Vidi, yes, top, e non solo, ma anche secondo posto conquistato. Ale Kami, intanto Kami, vediamo qua, è incredibile. Wow. Cosa riesce a tenere qua Camilla, cosa ha fatto Camilla, cosa ha fatto sul blocco numero uno. Posta di nuovo come prima. Bravissima. Riesce a stoppare il movimento. Alemi va a spalmare proprio l'avampiede sul volume d'arrivo. Qui bisogna gestire un po' la scalata, diventa molto meno esplosiva, molto più tecnica, quindi gestione del corpo su appoggi svasi. Questo quarto tentativo per lei, vediamo come riesce subito ad avanzare col sinistro. Piano 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 verso il top, entra il top, vedi come cerca di rimanere bene a destra per cambiare piede e fare top. Top al quarto, brava Miriam. Ha già fatto i quattro punti. Esatto. Ale. Grande. Bravissimo. Sono qua, molto Gio, contento perché avevo paurissima di questo primo movimento per Gio, che lo limitasse. Guarda che margine, come riesce a tenere spallata la svasa, sì, molto bassa. Sì, sì, sì. Beh, è fortissimo. E gli snappa, va a scivolare la mano destra. Sì, non gli scivola, gli snappa, Marco. Gli snappa, scusami, non mi vuole entrare in testa. Snappa. Sì, perché mi piace l'italiano. E tanto vediamo Federica che fa zona, credo, al terzo, se non al secondo giro, forse. Che bella rotazione di gamba per andare a buttare quel piede laggiù. Incrocia, bella veloce, alle Fede, entrare bene sulla gamba, piega bene il ginocchio sinistro, rimane brava di là ed è top. E già abbiamo visto lo stesso numero di top in semifinali. Primo tentativo sul blocco numero uno, intanto Irina. Non suona bene come Marcello. Ale Iri, canapesh? Sì. Wow, bravissima. Va. No, però... non si è visto, il piede non l'ha beccato neanche, no, un po'. No, l'ha compensato molto con la bicipità da destra e il bloccaggio. Sì. Invece visto? Marcello decide di partire di schiena e quindi di buttare via il primo giro. E qua Irina ha una bellissima chance di fare un flashone. Di fare un blocco flash, sì. Clou. Che la proietterebbe in testa provvisoriamente alla classifica. Guarda, vediamo se riesce che come rabaglia si aiuta. Bravissima qua Irina, molto precisa. Si abbassa tantissimo, come dicevi prima tu, piegando il ginocchio sinistro. Adesso va a cercare un incastro con l'ausilio del destro e si fa top al primo giro. Brava qua. E intanto Marci riparte per un altro tentativo. Tutti hanno necessità comunque di tirarsi i piedi sopra il volume. Dai Marci, fare scherzo. 1:20. Vediamo come va a caricare il lancio sulla gamba sinistra. Bravissimo qua Marcello di nuovo. Di nuovo il cambio piede. Adesso vediamo se riesce a ruotare un po' di più verso destra. Bravo. Sì Marci, dai così. Dai così Marci, adesso che devi fare. Si aggiusta la mano sinistra. Dai. Bravo. Duro. Incredibile, sì, Marci. Qua Marcello. Piede preciso, sì, andando forse così, un po' troppo alto. Andando due mani e senza impostare la canapesce, che cosa succede? Che la velocità aumenta di brutto, quindi più velocità vuol dire molto meno controllo. Ma Miriam può farlo anche così. Filippo intanto fa questo 3,60 sotto alla presa subito prima della zona. Fu! E va poi super compatto a tenere il lancio. Ale Filippo. Vedi che c'ha l'istinto proprio di andare a cambiare piede. Sì. Lo cambia, quindi rimarrà un po' più basso, riuscirà a stoppare il volume nero.
di nuovo. Molto bravo qua Filippo, adesso deve andare a spallare la parte bassa del top. Sì, si pulisce un po' la mano, probabilmente è un eccesso di sudorazione. Se entra cattivo rimane su. Ora ecco, pedino giallo, sfruttarlo in spinta, bravissimo. Flash, grande Filippo. Di dita Filip non è messo male. No. Questo primo accenno. Cosa ha fatto? Un saltino. No, lì si staccava l'altro piede. Alla fine piede. Era staccato, se no era tentativo. Sì, sì. Bello questo momento che ti devi discostare tanto a destra, andare ad afferrare questa tacchina così piccola. Alzi il destro e poi spari alla zona. Sì, a quel Filip, punto deciso. Destro e si incrocia. Deciso Filip adesso. Ma ci bello deciso. Vediamo come dà una Dai, bella duro, serratina. Duro adesso. Bravo. Sì, così sbuffata d'energia, mentre anche Miriam, bella alta da subito. Vediamo se riesce ad andare a caricare l'appoggio. Bravissimo qua Filip. Molto molto piccolo questo top. Adesso vediamo se riesce sfruttando l'appoggio della zona. Eh sì, ed è top al primo tentativo per Filip Schenk sul blocco. Dai Miriam, due. Dai Miriam, lottare adesso. Adesso lottare mi. Bella Brava alta. Che riesce ad alzarsi su sul piede del top flash. Grande Miriam. Bravissima Miriam. Buona Miriam. Eri emotivo quando facevi gare? Ma non ho mai tanto guardato il livello bravissimo. Di Giovannino 1-2. No, gli è scappata la presa. Un'altra volta, come sul primo blocco. Sì. Lo rende molto difficile questo movimento Federica, ma nonostante questo rimane su. Bravissima. Guarda come... Comunque ero emotivo dal punto... Sì, però cioè, non mi giocavo mai nulla, quindi non penso che il paragone sia... Guarda che finezza, l'aggancio di punta sotto il volume di Federica. Qua va a sospendere, butta il piede, dovrà avvolgere... Sì, Bravo, così di spalla, gira, palmo, su ed è top, flashione anche da parte di Fede. Una muscolarità, intanto Irina pure lei parte sul blocco numero 2. Ale Marci usa lo sforzo, adesso vediamo chi riesce a capire la citazione. Ale Iri che... Bravo Marci qua, alza subito il destro in appoggio. Andata a utilizzare. Guarda come è arrivato controllato alla zona Marcello, incredibile. Adesso incrocia pure qui. Troppo veloce. Sì, svibra un pochino con la mano sinistra, purtroppo non riesce a mantenere la rotazione. Irina ha usato un approccio un po' scary, è andata a caricare un piede altissimo. Diciamo sembra idee poco chiare, magari va cercando alla Giulia Previtali, sta cercando un adattamento continuo mi sembra su questo blocco. Guarda come va a stringere, qua sta usando lo tantissimo sforzo. Esatto, si butta presa. Dentro il piede destro è messo malino perché sta caricando non la punta ma bensì la pianta. È incredibile quanto ma ha Irina... tirato più del necessario queste prese Irina, ma per Irina fare non lo play. Sa Le Camere, partita subito a bomba anche Pietro, quanto la sente quella zona. Ale Pie, bello deciso, è troppo in sbandiera e viene giù, peccato Pietro. Peccato, sì, non è riuscito subito a controllare la sbandierata. Di nuovo Filip ci ha illuso che fosse un movimento facile. Sì, perché come sul primo blocco ci ha dimostrato, tra l'altro su un movimento abbastanza simile dall'altra parte, veramente un gran bel dominio. Intanto vediamo anche qui Kami. Gestisce bene la scalata. Sì. Andando a spostare anche i piedi a sinistra. Cerca la posizione migliore per tenere quasi il pre-top. Un attimino allungata per andare a caricare quel piede sì. laggiù. Ma strizzerà. Guarda che brava che è stata ad abbassare la mano destra per cercare di guadagnare un po' di centimetri. Girerà il palmo sinistro? No, prima ci entra nel top. Stare attenta ora, devi stare attenta ora a non, sì, non commettere leggerezze. Però radiolina. Adesso lo va a girare e poi riesce a spallarlo. Sì, sì. Ed è top, anche grandissima Camilla, per lei. Flashone, vediamo se Pietro ci fa la magia a stoppare la zona di nuovo, bello, bello. Si mette direttamente in piedi qua Miriam, molto molto delicata. Alemi, dai così. Tanto Filippo. Bravissima, super controllata in questo movimento Miriam. Boom, tacca. Vediamo se riesce a incrociare o se rilancia subito. Oh guarda, ha incrociato. Ale Filip. No, stavo guardando Miriam come è andata a lateralizzare benissimo l'appoggio destro. Qua si prende il top al primo tentativo.
grande molto, molto rilassata. Ale Filip duro qua adesso a rimanere su Filip. Cosa 1-2. Va a fare Filip? Ma le sente oggi il ragazzo, le sente di brutto. Stato di forma eccezionale, sì. Vediamo qui che vediamo che non mantiene l'aggancio sul volume di partenza blu, ma va direttamente a alzare i piedi alti sulla zona. Bravissimo, va a valorizzare, deve andarci di destro bello alto. Bellissimo, sì, flashone da parte di Filip che ci entra dentro. Ma cosa hanno fatto un'altra volta questi due atleti? Incredibile. Oh, ce l'ha fatta. Sì, sì, alzando subito il destro. Bravo, deve agganciare ora. Sì, è così, molto bello. Non riuscirà mai a incrociare, andarci di sinistra come ha fatto Filip, che sicuramente è molto più è molto più facile. E quindi deve fare questo movimento aleatorio. Non che non possa farlo, però sicuramente è molto più in difficoltà per Giovannino Placci. No, entro lo scadere del tempo, appena si sente la fine del tempo deve scendere e quindi il top va fatto, deve essere valido nei 3 minuti, nei 4 minuti. E intanto Federica riesce a fare zona, adesso deve gestire un attimino la scalata, seconda parte del blocco che abbiamo visto un pelo più facile. Forse, ma che richiede comunque tanta concentrazione, sì, qui forse solo Giulia è caduta. Vediamo di nuovo Joe, vediamo se riesce a questo punto a mantenere il rilancio. Eccolo, sì, Joe. Bravissimo, super qua solido. Qua cattivo adesso, anche qua moltissimo. Un po' la rotazione, ed eccola qua. Top per Irina al secondo tentativo. E quindi vediamo se punto Marcellino fa la magia. Dai Marci, 2 minuti e 40 ancora per provarci. Irina, marcare fortissimo l'attacca. Più su, l'attacca. È più su. Perché la tiene lì? Sì Marci, dai adesso, dai. Dai Marci, cattivo. Dai. Bravissimo. Sì Marci qua, duro. Adesso è scalare, bravo così. Tallone alto qua in spinta sulla zona. Sì. Dai. Oddio, esatto. Tacca. Sì, sembrava non avesse visto, sì, la tacca. Dai, deciso Marci adesso. Impostare il dinamico. La gente che urla sotto, destro, sinistro ed è giù. Incredibile, non è riuscito peccato a tenerlo, non è andato abbastanza. Quindi difficilmente riesce a traslare soltanto a sinistra senza ultimo guadagnare giro altezza probabilmente per entrambi. Bravissimo, la magia di Filippo. Bravissimo Filippo, ancora 13 secondi, prova col tallone direttamente per poi sedersi sul top, ha tutto il tempo, lo fa e si va a prendere il top. Bravissimo, che bello, qui grande Filippo, che gara che ha fatto sto ragazzo, veramente una bellissima gara la sua. Al settimo giro, grande Filippo. Molto chiaro, se lo ripassa un attimo. Brava qua Miriam, parte con l'aggancio, spara subito, nessun problema per lei qui nel lancio, passa al sinistro e si va a conquistare la zona. Wow, una passeggiata. E invece no, fa il coordinativo. Fa il coordinativo. Anche la Mi, abbastanza alta da subito. Eh sì, adesso vediamo se riesce a spingere bene. No, peccato. Peccato veramente qua per Miriam. Intanto Filip qui la sta archiviando e lo fa vincere. Vince di questa brutto, quarta Filip prova. Filip Schenk. Sì, sì. Fighissimo come la. Grandissimo Filip. Alta anche subito Miriam, vediamo se sì, decide di partire abbastanza subito. C'è solo più una cosa da capire: cambierà method per andare a tenere andare il top, top o continuerà con la stessa di prima? Secondo me continua con la stessa di prima. Vediamo qui Miriam. Alemi, brava qui adesso riallargherà il sinistro. Tu vorresti farla tallonare dove ha la mano? Come sta facendo Miriam? E ora alzare il sinistro sulla zona e guadagna. Ed è top, grande, secondo giro. Lei. Grande Mi. Ale Fede riparte e decide di lanciare alla presa prima della zona, mentre vediamo se Giovanni decide di andare a due mani a sto giro. No, raggiunge ancora, stesso, sì, così raggiunge la troppo veloce sulla seconda, non riesce a darsi quella fermatina sul volume bianco. No. Come è arrivato Filip, super pulito, mamma super mia. Sì, sì. Controllato, quasi in assenza di gravità. E vediamo qua Federica che intuisce subito il dover tallonare per poi alzarsi sulla zona ed è e top, portarsi anche lei giro a casa il quarto top. Ma a questo punto
Altro tentativo per Gio qui, valido. Ale Gio. Due, sì, Giovanni! Bravissimo, Giovanni. Grandissimo. Dai, vatti a prendere questo top, Gio. È tutto Ale. Tuo. Rimane col piede basso. Il piede basso qua, sì, un leggero rischio, ma il margine è giusto, Gio. La spalla c'è. Per fare top. Guarda, direttamente in rotazione. Abbiamo visto non essere una strategia vincente. Sia Giulia che Miriam, sì. Comunque il primo giro ha fatto così. Riparte subito, Nick. Vediamo se fa la magia di prima. Uno, due e tre. Bravissimo al Giovanni, secondo giro, bella bella veramente, tra l'altro una mano capacità coordinativa, sì, tallone altissimo per lui, cambio piede e top, va a guadagnare 1000, sì, più o meno come me adesso e me ogni volta. Vediamo Ale Pietro. Bravissimo Pietro, bellissimo, probabilmente Gio di Pietro, come ci hanno dimostrato gli altri atleti, come si fa zona, probabilmente si riesce anche a far top. Ed eccolo qua Pietro Vidi, yes, top, e non solo, ma anche secondo posto conquistato. Ale Kami, intanto Kami, vediamo qua, è incredibile, wow, cosa riesce a tenere qua Camilla, cosa ha fatto Camilla, premia il presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino. Via le mascherine per la foto, it's allowed. Ultimo applauso, così le facciamo sorridere mentre alzano le coppe verso il cielo. Filip Schenk premia il presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino. Via le mascherine, sui sorrisi, sulle coppe verso il cielo e via anche con l'applauso dell'Escape.